vedere che ad esempio la ricerca è tutta in mano agli interessi privati. Oggi nessuno, ma guardate, non solo in Italia purtroppo. E quindi il problema è, capito, c'è una grossissima responsabilità politica sul fatto che il welfare, e nell'ambito del welfare sanitario la ricerca è la base, perché senza la ricerca e sviluppo non si dice che mediamente in medicina ogni 10 anni almeno il 30% delle conoscenze su cui ci basiamo vengono completamente cambiate. E allora perché non porsi di fronte all'ignoto con la voglia di capire, di studiare e di ricercare? La nostra società non può continuare a considerare la salute, le spese per la salute, gli investimenti per la salute come un costo. E stiamo spendendo troppo per la salute. Ma signori, vi rendete conto cosa significa, cioè, questo ossimoro? È senza cure la pessia, però di studi in passato, anche che durano da anni, ne sono stati fatti molti. È che studiare ha un costo, portare la sperimentazione a terra sulle persone che provano effettivamente un prototipo del farmaco ha un costo eccessivo, cioè ha un costo più grande. Secondo me un medico dovrebbe continuare ad essere ricercatore fino alla fine dei suoi giorni.